Money Talk Show. Nella puntata di oggi abbiamo un'esperta in happiness. La true happiness è una coach della felicità e il suo nome è Elisa Scagnetti. Ciao Elisa, sono molto contenta di conoscerti. Grazie. E di incontrarti. È la felicità fatta persona, del resto, altrimenti che coach della felicità sarei? Giustamente. Ma come mai la coach della vera felicità? Esiste la non vera felicità, Elisa? Esiste l'illusione della felicità. Ah, bella osservazione. Esiste l'illusione della felicità e esiste la felicità autentica. Io faccio una distinzione in questo senso. Si pensa spesso che chi è felice non sia mai triste, non pianga, non sia arrabbiato, non abbia giornate, no. Quella non è la vera felicità. Quello credo sia un problema psicologico, psichiatrico. Chi è veramente felice vive con una accettazione della vita come fonte di gioia e serenità sempre, pur vivendo, anzi dovendo vivere comunque sempre necessario per essere autentici tutte le emozioni e i sentimenti che la vita ci porta a vivere. Quindi la felicità autentica è quel sentimento che ti permette di vivere le emozioni tutte, ma anche di uscirne, di lasciarle andare. Di imparare a gestirle. Di imparare a gestirle, di imparare a gestire se stessi davanti a tutto quello che la vita ci pone davanti. Gli orientali direbbero entra nel flusso, go with the flow. Esatto. È un po' vivi questo nel che stai esprimendo. Esattamente questo, quindi vivi nel flusso, la vita non sarà mai senza problemi, quindi quelli che io ho dei clienti di coaching mi dicono quando accadrà, sarà, farà, io di conseguenza, no, tu sei e quindi fai e quindi hai, non hai e quindi fai e quindi sei. E l'happiness coaching, il mio happiness coaching, il mio coaching della felicità è proprio orientato a questo, a imparare a essere per poter fare in etica, in ecologia, con chi si è e con quello in che è la propria, certo, missione nella vita, certo, visione del futuro, e quindi poi avere come semplice conseguenza di una coerenza e del vivere nel flusso. Coerenza interiore, quindi vivere nel flusso, e a tutto questo si aggiunge la tua passione per le filosofie e le arti orientali, tra cui il Feng Shui. Oggi l'ho sentito pronunciare così, Feng Shui, che è già ho avuto modo di vedere declinato in espressioni di suddivisione degli ambienti, degli spazi per organizzarli in modo ecologico. Sì, sì, sì. Allora, la mia domanda è, io ho saputo, un uccellino mi ha detto che tu ti occupi non solo del Feng Shui, ma del Feng Shui nello specifico applicato all'abbigliamento e l'abbigliamento che a quanto pare aiuta la persona che indossa determinati abiti a raggiungere i propri obiettivi, ad essere coerente con se stessa. Vogliamo parlare di questo argomento che è molto interessante? Il Feng Shui, anzi Feng Shui Fashion Styling, che è appunto il Feng Shui applicato all'abbigliamento, ai capi che indossiamo, agli accessori che indossiamo, è uno strumento che io uso nel coaching, nelle mie sessioni di coaching, ma anche come consulenza di immagine vera e propria, proprio per permetterci di indossare già i capi della persona che vogliamo diventare. Tutto questo è meraviglioso. Sono curiosissima. Supponi che una persona abbia un obiettivo, un sogno da realizzare, quindi tu mi dici che vestirsi come il personaggio che si vuole interpretare nella vita, coerente con la propria identità, il proprio sogno da raggiungere, aiuta concretamente? Guarda, ti aggiungerei indossare i capi della persona che saremo quando, non certo, vogliamo interpretare, ma proprio della, certo, persona che saremo quando avremo raggiunto quell'obiettivo. La mia domanda è, vai, è la persona che già siamo, cioè in potenza dentro di noi, c'è già questo risultato? Assolutamente, certo. Ok, sì. E quindi in un certo qual modo è come dire che lo spazio e il tempo non esistono, sono dimensioni convenzionali, assolutamente. E quindi possiamo già vivere il nostro futuro. Noi siamo futuro. Già, la metafisica ci insegna tutto che noi siamo già la persona che pensiamo di diventare. Ciò che entra nella nostra mente è già realizzato in potenza. Certo. E quindi perché non andarlo a vestire? Perché non aiutare il nostro cervello a entrare già nella modalità operativa del comportarsi come quella persona, in modo che andando in coerenza, noi sappiamo che mente e corpo lavorano in coerenza,
ripensa, andarlo a raggiungere con più velocità, con più facilità, andando a usare l'abbigliamento, che è uno strumento che noi abbiamo tutti nel nostro guardaroba, che è un canale comunicativo molto importante all'esterno, ma spesso, così come non poniamo attenzione alle parole che ci diciamo, non poniamo neanche attenzione al messaggio che i nostri capi ci mandano a noi stessi. Tutto ciò è meglio. E quindi usiamo questo strumento che tanto abbiamo. Senti un po', i cinque elementi del Feng Shui, che tu pronunci con una... con un... un'arte incredibile. Anni e anni di storia, di mandarino, di mandarino. Sono il metallo, il legno, l'acqua, la terra e il fuoco. E il fuoco. Consideriamo questi cinque elementi che hanno cinque energie vibrazionali diverse. Mi piacerebbe tanto avere un ritratto del tipo fuoco, tipo acqua, tipo terra. Brevemente, vuoi dirci come dovrebbe vestirsi per essere coerente con il proprio io autentico? Assolutamente. Io ho scelto di usare il Feng Shui proprio perché questi cinque elementi, acqua, legno, fuoco, terra, metallo, ci aiutano istintivamente a capire qual è la sensazione, l'emozione che gli accessori che scegliamo di indossare devono trasmetterci. Quindi la persona acqua, chiamiamole così, persona acqua, persona legno, persona... la persona acqua, che è la persona creativa, che tende a lavorare su di sé, andare in introspezione, il cui potenziale è l'essere, per cui è importante essere, è quella persona che dovrà aggiungere al proprio abbigliamento tutti quei capi che ci danno l'idea di qualcosa che si muove, che fluisce in modo naturale. Quindi pensiamo a capi accessori che ci danno movimento, dalle frange ai tessuti morbidi, a tutto quello che non è strutturato, rigido, che non è simmetrico, che non è simmetrico, anzi asimmetrico, gli scolli asimmetrici, uno spacco, piuttosto che delle cravatte che hanno una fantasia cashmere, tutto quello che dà la sensazione di movimento. Ok, proseguiamo. Persona legno. Persona legno è la persona che, come legno, e per legno non intendo il materiale, ma l'albero che va verso l'alto, l'erba, il fiore che sboccia, quello che cresce. È la persona sempre dinamica, sempre in azione. Quindi è la persona che ama conoscere, ama incontrare, ama viaggiare per conoscere, ama informarsi, fare corsi per migliorare se stessa, ed è anche l'atleta, per esempio. Certo. Quindi tutti quelli che vogliono superare i propri limiti o superare dei record devono vestirsi in uno qualcosa che ci dà la libertà di movimento. Quindi immaginate le sneakers, i jeans, qualcosa di comodo, legarsi i capelli come faccio io sempre. Quindi tutto un abbigliamento che sportivo comodo, casual, magari una seconda pelle può essere. Assolutamente sì. Wow! Andiamo avanti, Elisa, perché vorrei che gli altri tipi che ci stanno, vai col fuoco! E che aspettano il loro. Che aspettano il loro. Persona fuoco è la persona che ama divertirsi, che ama stare al centro dell'attenzione, ma anche in mezzo alle persone, che ama conoscere persone nuove, che ama fare networking, gli aperitivi, uscire la sera, che quello che la ravviva è proprio l'incontrare le persone intorno, gli amici, i familiari. I people person, insomma, esatto. Cioè le persone che amano stare in compagnia. In compagnia. Beh. E quindi, come il fuoco, andiamo ad aggiungere tutto quello che attira l'attenzione, dai colori rossi, tutte le gradazioni del rosso, a magari degli scolli particolarmente importanti, vistosi, diciamo così, accessori vistosi, una giacca in pelle, quindi quello che è di tessuto di derivazione animale, quindi la pelle, quindi l'anima lì è assolutamente non terra, quindi fuoco, anche non lo so, il finto tigrato, per dire, finto lo zebrato, tigrato, è lo fuoco. È fuoco. Poi chiaramente se andiamo a prendere un animalier tono su tono sul grigio, allora andiamo a unire anche quello che vedremo dopo, che è l'elemento metallo, perché abbiamo optato per un colore grigio, ma l'animalier puro, diciamo è proprio fuoco. Tutto quello che attira l'attenzione, che permette agli altri di ricordarsi di noi. Allora, abbiamo fatto l'acqua, il legno, il fuoco, abbiamo ancora la terra e il metallo. Vai con la terra. Persona terra. Persona terra è quella persona che, come madre terra, quindi come tutto quello che noi istintivamente riportiamo alla terra, ci dà sicurezza. Quindi se il nostro obiettivo è quello di essere di supporto agli altri, sia come lavoro, mi vengono in mente le maestre d'asilo, i genitori, gli infermieri, quindi se vogliamo dar vita a un'attività che ha come obiettivo il supporto agli altri, piuttosto che noi come persone abbiamo un istinto naturale a prenderci cura di,
Allora aggiungiamo al nostro abbigliamento tutto quello che è terra, ad esempio tutti i colori della terra, dai gialli agli ocra, ai marroni, tutto quello che ci ricorda la terra, a tutte le fantasie, le stampe orizzontali, proprio perché ci dà la sensazione di sicurezza. Anche lo stile etnico è terra? No, lo stile etnico è acqua, perché? Ma pensa! Perché rientra un po' più nel creativo rispetto a quella che ovviamente è la nostra cultura. Okay. Perché anche qui, come nell'abbigliamento, noi siamo molto influenzati dalla cultura e dall'ambiente in cui siamo cresciuti. Quindi, parlando di stile etnico, quello che per noi è lo stile etnico, quindi un po' più fuori dagli schemi, se vogliamo, un po' più creativo. E quindi torniamo all'acqua. Benissimo. E il metallo? Finiamo col metallo, che è l'energia della persona che tende ad alzare il proprio standard qualitativo. Il metallo, ritorniamo al cerchio, che è la perfezione. Il metallo è lucido, il metallo ci dà quella sensazione di perfezione. Senti un po', per esempio, a me piace tantissimo il color oro e mi piace indossarlo. È, in, diciamo così, classificabile come un colore per le persone metallo o rientra invece in un'altra categoria perché ha un colore molto caldo come la terra? Rientra nel metallo. Ok. E in questo momento della tua vita probabilmente stai lavorando per alzare la qualità del tuo lavoro, per portarla a un livello successivo. Stai lavorando molto di finiture, di dettagli. Meraviglia. E quindi vieni attratta. È così, è così, te lo confermo. Elisa, io direi di chiudere. Quello che ti chiedo logicamente è di rendere disponibile ai nostri follower un tuo recapito, una pagina su Facebook o un sito internet. Dove ti possono trovare? Dove ti posso? Onnipresente. Googleate Elisa Scagnetti, vi trovate ovunque. No, scherzi a parte, sono come Elisa Scagnetti sia su Facebook che su Instagram che su internet, quindi il sito elisascagnetti.com. E poi nel dettaglio il Feng Shui Fashion Styling ha un gruppo Facebook aperto, quindi Feng Shui Fashion Styling. Quindi chiunque può iscriversi, chiunque può entrare. Assolutamente, ha un account Instagram, anche quello Feng Shui Fashion Styling, e un sito fengshuifashionstyling.com. Quindi veramente mi trovate, è facile, non avete scuse. Dappertutto. Elisa, è stato un super piacere incontrarti, conoscerti. Molto bello, molto interessante, ti faccio i miei migliori auguri per il futuro e ci aggiorneremo se ti va. Molto volentieri le porte del web talk show, di questo salotto virtuale on the web, sono aperte per te. Grazie, grazie anche a voi di essere stati qui con noi. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.